Siamo in questo auditorium perché si esibiranno questi ragazzi che hanno fatto il corso al CET, un corso che è stato offerto dalla regione Basilicata come consuetudine e per vedere quanto sono diventati bravi, insomma. I nostri docenti sono ex allievi, quasi tutti, che hanno fatto 3 anni di assistenza alla docenza, quindi molto preparati e hanno assorbito un modo di insegnare e di avere dei rapporti con i ragazzi. E secondo, questi ragazzi, come tutti quelli che abbiamo ricevuto dalla Basilicata, sono ragazzi speciali, che hanno qualcosa che è comune un po' a tutti qui, un modo di essere molto gradevole. Grande umiltà, con la voglia di studiare, con la volontà di avere un'autocritica e una capacità critica oggettiva. Quando uno dei nostri allievi fa qualcosa di bello, tutti applaudono, non c'è nessuna invidia, voglio dire. E questo è di accettare anche le critiche perché sono sempre costruttive. Uno deve sapere dove si trova, cosa sta facendo di buono o che cosa sta sbagliando. La nostra è una scuola di straordinario valore perché è di valore internazionale, però c'è un'intesa fra noi, fra la Basilicata e il CET. Ormai sono diversi corsi, da Risa che ha cominciato, e quindi portiamo avanti questo discorso con grande entusiasmo e con grande piacere. Mi manca il CET, mi manca un sacco il CET. Certo, semplicemente unica direi, perché tra le bellissime persone che ho conosciuto e gli insegnanti che ci hanno insegnato molto, sia personalmente che musicalmente parlando, certo è una nuova casa, una nuova famiglia, è un'esperienza che bisogna fare almeno una volta nella vita. Io sono Teodoro Comanda. Sono stato corsista CET nella classe di composizione appunto nelle borse di studio organizzate dalla regione nel 2015. Nella mia vita artistica ho appena terminato gli studi di secondo livello al conservatorio in sassofono classico, ovvero secondo livello in sassofono classico al conservatorio di Matera. E quando ho visto appunto dell'opportunità di poter frequentare, quindi l'ho vista come una specializzazione, quindi di potermi specializzare nella scuola di Mogol, che è una scuola prestigiosa, appunto ho partecipato al bando con appunto l'intento, quello di sfruttare questa opportunità per specializzarmi. E appunto, data la mia passione appunto per la composizione, ho deciso diciamo di concorrere per la classe di composizione. E altre classi erano la classe degli interpreti riservata ai cantanti e la classe degli autori riservati appunto a chi scrive i testi delle canzoni. E appunto questa scuola ci ha dato l'opportunità, a mio avviso, non solo di crescere musicalmente, ma soprattutto di crescere come persone, perché abbiamo avuto l'opportunità, è vero sì, di confrontarci, di imparare e di appunto toccare con mano, grazie ai maestri e ai docenti che ci stanno nella scuola, abbiamo avuto appunto l'opportunità di toccare la musica con mano, nel vero senso della parola, ma abbiamo avuto soprattutto l'opportunità di stringere amicizie proprio a livello umano con altri ragazzi, colleghi di tutte le età,
provenienti da tutta Italia, perché sì, la Basilicata ha messo a disposizione, ha dato l'opportunità ai lucani di andare lì, diciamo, con un grosso manipolo, ma lì ci siamo poi incontrati con altri, diciamo, con altri colleghi, tra virgolette, sempre del mondo musicale, che provenienti appunto da altre realtà, sia appunto diciamo cittadine che dal punto di vista proprio musicali. Quindi io magari nella mia classe di composizione ho avuto l'opportunità magari di frequentare e quindi di scambiare opinioni con magari discografici che sono venuti là a frequentare il corso di composizione. Quindi c'è stato appunto quel, diciamo, quel mix che ci ha permesso appunto di crescere e sia musicalmente che dal punto di vista umano. E secondo me appunto questa è stata è un'opportunità e un privilegio anche da cui nessun musicista può prescindere, indipendentemente proprio dallo strumentista, quello io sono, oppure da un chitarrista che si specializza in un genere, ma bensì questa deve essere vista come un'opportunità per crescere proprio musicalmente a 360 gradi. E quindi pure io magari avevo le basi di musica classica, provengo dal jazz, e quindi erano le prime volte che toccavo con mano oppure avevo l'opportunità di confrontarmi a un livello più profondo con il pop. Ma questo non mi ha scoraggiato, anzi ho trovato proprio la smentita che al CET, diciamo, possiamo per così dire ampliare quelli che sono i nostri orizzonti, creando quello che può definirsi, diciamo, uno scambio intergeneris e anche appunto a più livelli. Infatti noi abbiamo avuto l'opportunità di vedere proprio come nasce una canzone, come nasce anche un capolavoro attraverso l'analisi, non solo appunto magari dal mio punto di vista compositivo, ma anche come, diciamo, come l'equipe degli artisti lavora per produrre quella che è una canzone. Quindi abbiamo visto, diciamo, i vari processi di nascita di una canzone. Quindi abbiamo visto che magari ci può essere che si parte da un testo e poi si mette la musica, oppure si parte dalla musica e poi si aggiunge sopra il testo, poi si sceglie l'artista o l'interprete al quale far interpretare quella che è appunto la canzone. Quindi, diciamo, abbiamo avuto una panoramica specializzante nel genere pop più che altro, perché non dimentichiamoci poi che il CET è anche una fucina di artisti, cioè ricordiamo che da lì sono usciti, diciamo, i nostri Mango, i nostri Arisa. Ma oltre che, diciamo, avere quella che è la visione pop di una canzone, abbiamo avuto anche l'opportunità di analizzare e confrontarci anche con gli altri generi, perché alla fine poi non si può parlare più in maniera molto selettiva di generi, cioè non esiste più il genere classico, poi arrivato a un certo punto c'è un confine, no, ma bensì oggi sia il pubblico che proprio l'evoluzione della musica mischia quelli che sono i generi, e quindi noi, grazie al CET, abbiamo avuto l'opportunità di vivere proprio la musica, perché al CET si vive di musica, e abbiamo avuto appunto l'opportunità di stare a fianco proprio, di anche parlare, mangiare insieme con i docenti, quelli che sono i mostri sacri anche del panorama musicale italiano, perché là non dimentichiamoci che insegna gente, diciamo, il top, cioè il top che abbiamo anche in Italia e forse anche non solo in Italia. E quindi è stata un'esperienza che io personalmente rifarei. Personalmente mi è stata molto utile dal punto di vista umano, ripeto, e musicale, perché mi sento specializzato, cioè a fine corso, che è durato appunto 3 settimane diluite in 3 mesi, mi sento un musicista migliore, cioè con una visione più ampia di quella che avevo prima. Quindi per quanto mi riguarda è un'opportunità che mi sento anche di consigliare ad altri, che io personalmente rifarei. Mi chiamo Enzo Finamore, ho 21 anni, vengo da Ferrandina, provincia di Matera, e studio al Conservatorio di Matera chitarra jazz, sto al terzo anno del primo livello. Questa esperienza al CET è stata un'esperienza bellissima, intensa, fatta di piena musica, che mi ha aiutato molto a perfezionarmi in campo musicale, ad accrescere il mio talento musicale, e grazie a questa bellissima esperienza ho avuto modo anche di conoscere tante persone con cui ho fatto amicizia, ho stretto un rapporto bellissimo con il quale appunto ho condiviso questo amore per la musica, con il quale appunto ci siamo scambiati opinioni e idee sulla musica.
i docenti erano bravi, ci hanno trasmesso, diciamo, bellissime idee sulla musica, ci hanno dato dei consigli per come migliorare, in modo che noi quando abbiamo finito questa esperienza dobbiamo coltivare in futuro tutte queste, diciamo, dobbiamo eseguire tutti questi consigli che ci hanno dato appunto questi insegnanti per poter appunto accrescere il nostro talento, per sfondare, diciamo, tra virgolette, in campo musicale. Sono Francesco Melillo, ho 20 anni, vengo da Matera. Nella vita studio qui in conservatorio, faccio canto jazz, il primo livello, e ho partecipato come interprete al CET di Mogol. È stata un'esperienza bellissima che mi ha aperto praticamente un nuovo mondo, un nuovo modo di approcciarmi alla musica, mi ha insegnato il rispetto per gli autori, per i compositori di musica e mi ha dato nuovi spunti. Sono tornato da questa esperienza con una voglia di fare nuove cose, di iniziare a scrivere, di iniziare a comporre anche dei pezzi miei e tutto questo comunque grazie ai docenti che c'erano al CET, tutta gente qualificatissima che ci ha trattati come fossimo proprio dei loro figli e anche lo stesso Mogol si è dedicato a noi al 100% e in maniera particolare ringrazio la mia docente di canto che era Carlotta Scarlatto, la quale comunque ci è stata molto vicina e ci ha fatto capire quanto non sia importante far sentire la potenza della propria voce, quanto interpretare i pezzi e regalare delle emozioni al pubblico che ci ascolta. Per quanto riguarda le amicizie, è stato come una grande famiglia, noi ci teniamo tutti in contatto tra di noi, sono nate delle collaborazioni importanti che cercheremo di mandare avanti nel miglior modo possibile e davvero li stimo tutti perché sono tutti davvero dei grandi artisti e ognuno di loro ha delle cose vere da dire attraverso la musica. Ringrazio anche la Regione Basilicata che mi ha dato la possibilità di partecipare a questa bellissima esperienza. Io spero che la maggior parte dei ragazzi conoscano quello che è il metodo del CET, conoscano cos'è il CET e per chi dovesse avere la fortuna di prendervi parte come me, consiglio davvero di andare senza, essendo veramente se stessi, perché essere se stessi premia sempre e fa sì che un artista sia autentico, unico e inimitabile. E poi, insomma, tutti i docenti che ci saranno lì provvederanno al resto. Sono Valentina Pinto, che sono un'allieva del Conservatorio di Matera da tanti anni ormai, in quanto frequento il 10° anno del corso di violino e poi mi laureo quest'anno nella specialistica di canto jazz. Ho scelto di fare questa esperienza grazie, insomma, ai bandi regionali e sicuramente è stata un'esperienza molto positiva. Ho maturato, diciamo, l'idea che ho maturato del CET è stata quella che si viene a creare un ambiente che diventa proprio una nuova famiglia, una nuova casa e questo è molto bello. E poi si fa una musica che è assolutamente positiva, nel senso che una musica di cui tutti gli artisti avrebbero bisogno, secondo me. Quindi una musica pulita, senza sotterfugi, raccomandazioni, e questo è molto positivo. Penso che sia un'esperienza che tutti gli artisti debbano fare, almeno una volta nella vita, perché veramente ti lascia qualcosa di forte, un percorso soprattutto emotivo, e quindi veramente ti cambia e lo apprezzi forse più nel tempo che non nel trascorso, diciamo, durante nel periodo in cui si sta nel CET, ma più dopo ti rendi conto di quello che ti ha veramente lasciato emotivamente soprattutto. L'approccio deve essere quello di avere fame e sete di conoscenza e fame e sete di musica. È vero, magari alcuni immagineranno questa esperienza in maniera diversa, potranno, diciamo, diversa in peggio, diversa in meglio, ma per frequentare e per sfruttare quella che è l'opportunità del CET bisogna prima di tutto avere fame e sete di musica, fame e sete di conoscere, di confrontarsi con gli altri e soprattutto di studiare, perché alla fine il talento bisogna essere consapevoli di averlo, ma bisogna sempre canalizzarlo studiando
appunto, come mi piace una citazione che ho sentito nei giorni del CET, che per una goccia di talento ci vuole un mare di sudore, cioè bisogna studiare. E appunto l'approccio è quello di tornare a casa stimolati nel studiare, nell'approfondire quello che poi si è imparato, perché alla fine i docenti hanno, diciamo, hanno avuto il compito di far scattare quella molla che poi sta a noi sfruttare e diciamo, non lasciare che sfumi dopo l'esperienza del CET. Quindi io infatti diciamo, la sensazione che ho avuto appena sono tornato a casa, dopo che mi sono ripreso, perché là il tempo si ferma, siccome si vive di musica si ferma, la sensazione appunto che dopo un po' di giorni che ho metabolizzato è quello di uno stimolo pazzesco per mettermi al lavoro, per studiare. Grazie al CET ovviamente sono nate già nuove collaborazioni e ne nasceranno sicuramente tante altre, e soprattutto sono nate nuove amicizie, e questa è la cosa più bella dell'esperienza. Ci confrontiamo tra di noi, uno per esempio mi fa ascoltare un suo pezzo con la chitarra per dire come canta, io faccio ascoltare a lui come suona e come canto, e quindi da quel momento quindi ci piacciamo a vicenda. E quindi da quel momento decidiamo appunto di voler collaborare insieme, di voler fare grandi cose insieme, di condividere, come dicevo prima, questo amore per la musica, perché senza la musica la vita sarebbe impossibile qui. Diciamo che oltre che delle amicizie a livello umano, abbiamo diciamo, anche visto una potenziale collaborazione non solo all'interno delle classi intese come classi stagne, quindi ho visto sia magari il mio collega compositore che ha frequentato con me, quindi magari parlavamo la stessa lingua musicale, ma ci siamo resi conto che, e abbiamo anche individuato, che anche con determinati allievi di altre classi, quali interpreti e autori, potrebbe nascere un'equipe per poi magari creare, si spera, quei capolavori che diventeranno gli evergreen, degli standard della musica italiana. Devo molto al mio conservatorio, perché io penso che un artista, un aspirante tale, debba conoscere... È assolutamente necessario che conosca la musica, perché anche grazie a questa qualità in più non si è solo dei cantanti, dei musicisti, ma dei veri professionisti. E quindi io davvero ringrazio tutti i docenti del conservatorio, perché nonostante io qui studi il canto jazz e mentre al CET di Mogol mi sono approcciato al pop, è stato davvero... ho riscontrato davvero delle somiglianze tra i due mondi e è stato bello, perché mi sentivo comunque pronto ad affrontare una situazione del genere, perché qui in conservatorio siamo sempre messi comunque alla prova, ci mettiamo sempre in gioco, e quindi tutte le nozioni musicali che noi acquisiamo qui riusciamo a metterle in pratica in altre scuole, in altri contesti, poiché la musica è universale, quindi tutto quello che si impara in un conservatorio è facilmente applicabile in tutte le altre scuole, in tutti gli altri ambiti. La sicurezza di noi stessi, credibilità, sì, esatto, credibilità, poi ci hanno appunto detto di non scoraggiarci mai, di credere sempre in noi stessi e di impegnarci sempre di più per ottenere risultati bellissimi e intensi, studiare tanto per poter... Per partecipare a una scuola come il CET in realtà non ci vuole granché, nel senso che basta avere una grande passione per la musica e avere un grande animo musicale, questa è la cosa più importante, quindi avere una sensibilità musicale, neanche una tecnica particolare, nel senso che loro proprio puntano l'attenzione su quella che è la sensibilità di ogni artista, che è la cosa più importante ed è quello che esce più fuori quando uno canta, suona o insomma si esibisce sul palco. Per chi ha questa opportunità, chi avrà questa opportunità di fare questa bellissima esperienza, consiglio di impegnarsi sempre di più per accrescere il suo talento, ascoltare i consigli dei docenti. Sono comunque opportunità che servono, sono utili nella vita, ci aiutano a crescere, a interagire anche con il pubblico. Spero che la Basilicata dia un'altra possibilità a noi giovani di fare un'esperienza del genere, e sicuramente se la darà farò nuovamente la richiesta per il bando, perché
veramente sono occasioni uniche. Poi ovviamente la scuola ha un costo che non tutti i giovani possono permettersi, perciò è veramente un'occasione unica da sfruttare assolutamente. Questa è una serata che faremo noi 43 interpreti, noi 14, in cui ci esibiremo 14 interpreti, per ringraziare la Regione Basilicata che ci ha dato la possibilità di frequentare questa bellissima esperienza. Sono dunque delle borse di studio che ci sono state date, per cui abbiamo avuto, ci hanno pagato il viaggio, il vitto e alloggio, è stata quindi un'opportunità bellissima, e quindi io ringrazio la Regione Basilicata personalmente per averci dato la possibilità di frequentare questa esperienza intensa, di conoscere nuove persone. È stata un'esperienza importante per me, anche perché mi ha aiutato a ritrovare una grandissima forza interiore che avevo perso da un po'. È stata da stimolo per coltivare le emozioni e per vivere intensamente ogni attimo. E già, la musica ha questo potere inestimabile. Grazie Chet, perché c'è tanta musica nell'aria. Per me il Chet è stata una bellissima esperienza. È stato un momento di riflessione, di crescita, ma anche di divertimento e di spensieratezza. Mi manca il Chet, mi manca un sacco il Chet. Prima apriremo il concerto con un omaggio al jazz, una ballad Remember Clifford suonata dal maestro Mario Rosini al pianoforte e cantata da me e un altro mio collega del corso di canto jazz, Francesco Milillo. Mi esibirò in una prima parte con un duetto jazz per portare il Conservatorio di Matera anche su questo palco e quindi farlo conoscere a tutti i ragazzi che hanno frequentato con me il CET. Eseguirò questo duetto con Valentina Pinto e Mario Rosini al piano. Canterò Oro di Mango. Esibirò in un brano di tutt'altro genere, un brano pop rock che si chiama Good Night Moon, un successo degli anni 90 di Chivari.
Abbiamo concluso questa terza edizione di formazione per i ragazzi del Chet Music che sono stati accompagnati da Mogol e da tutto il suo staff che oggi è presente a Matera, dai docenti che hanno portato avanti la composizione, alla scrittura, alla musica. Siamo molto soddisfatti perché 43 lucani hanno avuto questa grande occasione di misurarsi tra di loro e anche di misurarsi con un grande artista come Giulio Rapetti Mogol. Quindi oggi festeggiamo con questo bel saggio, penso che andrà benissimo. Sono 14 ragazzi che si esibiranno e che rispetto alla loro prima uscita ci faranno effettivamente gustare la crescita che in queste tre settimane con la scuola di Mogol si è registrata. Quindi questo progetto penso che dovrà sempre più andare avanti, perché abbiamo grandi testimonianze e soddisfazioni da parte dei ragazzi e una grande opportunità di lanciarsi in Italia e anche all'estero. Due sono le sorprese. Uno dei ragazzi che si chiama Sileo ha fatto una canzone dopo aver fatto tre corsi da noi, sempre offerti dalla regione, ha scritto una canzone che si chiama Valentina, veramente straordinaria, divertente, per cui abbiamo deciso di inciderla e di lanciarla. E quindi lui la eseguirà, abbiamo fatto un arrangiamento e tutto quanto. E l'altro è invece Angelina Mango, che ha 14 anni, che mi ha fatto sentire una canzone che ha scritto lei, e è veramente sorprendente il risultato, per cui ho pensato di invitarla per farla ascoltare a tutti gli abitanti di Matera. Giulio ha lavorato con mio padre e hanno prodotto dei pezzi davvero meravigliosi secondo me, e quindi stasera penso che sia bello fare onore a queste opere. Canterò al pianoforte un mio pezzo in italiano, e è il primo pezzo che scrivo in italiano, quindi è una cosa molto importante per me. E niente, sono molto emozionata perché questa è un'occasione davvero importante. E la situazione, cioè con Giulio davanti, sarà un onore per me. Sicuramente alla mia famiglia, perché sono persone che mi hanno incoraggiata in questa arte e mi ha accompagnato. Adesso ogni esibizione che faccio e che farò sarà dedicata sempre a loro, perché probabilmente senza di loro non potrei farlo. Matera è una città meravigliosa, piena di cultura, di bellezza, di dolcezza, ma io tutta la Basilicata è bella e tutta è dolce. Io sono un fan di questa regione e fanno molto, i politici qui fanno molto per i giovani, veramente hanno la passione di coltivare, di fare tutto il possibile per loro, e questa è una cosa quasi commovente.